In questo video ti illustrerò una metodica molto semplice ma molto efficace basata sull'esercizio terapeutico pensata per aiutare tutte quelle persone che soffrono di problemi alle ginocchia di qualsiasi tipo. Con questa metodica ho già aiutato letteralmente migliaia di persone. Pensa che il mio corso online di rieducazione dei problemi al ginocchio è utilizzato quotidianamente da centinaia di persone e che il mio video YouTube più visto sulla rieducazione del ginocchio, che parla fondamentalmente di questo, ha fatto addirittura più di 1 milione di visualizzazioni. Quindi di queste informazioni ti puoi sicuramente fidare, continua a guardare. Il ginocchio è un'articolazione che può sviluppare diversi tipi di problematiche. Abbiamo tipicamente i dolori anteriori, quelli teoricamente almeno più legati alla usura o infiammazione della cartilagine. Altre strutture molto delicate sono sicuramente i menischi, che sono un po' più responsabili dei dolori di tipo laterale. E poi ci sono i famosissimi problemi dei legamenti, in primis il legamento crociato anteriore. Quando si lesiona il ginocchio diventa più instabile, diventa più problematico, e poi ci sono un po' le problematiche esterne, le tendiniti. Ma attenzione un attimo, questi tipi di problematiche sono davvero interessanti, ovvero sono meritevoli magari di attenzioni chirurgiche, fondamentalmente in due casi: o quando abbiamo una usura estrema, quindi una grande artrosi di cartilagine non ce n'è più e allora effettivamente la rieducazione ha le armi spuntate sicuramente, oppure quando abbiamo una lassità estrema, quindi il nostro crociato è proprio non c'è più, ho avuto diverse lesioni, il ginocchio balla tantissimo e per quanto lo si rinforzi non si riesce più di tanto a migliorare. Ma nelle situazioni in mezzo, che sono più del 95% dei casi, noi ce la dobbiamo arrangiare con la rieducazione, che ci può aiutare tantissimo, ci può aiutare ad avere veramente, a minimizzare questi problemi. Il principio fondamentale che andiamo ad utilizzare tra un attimo qual è? Noi dobbiamo sempre fare una rieducazione completa, distendere i muscoli, rinforzare i muscoli e farlo su tutti, ma se dobbiamo scegliere sicuramente i muscoli posteriori è meglio se gli diamo un buon input di distensione e allungamento. Perché? Perché l'irrigidimento dei muscoli posteriori, che è una cosa piuttosto tipica, mi porta più in flessione il ginocchio e aumenta la necessità del quadricipite di estendere. Ovviamente lo possiamo andare in giro con le ginocchia piegate, quindi come risultante la forza di compressione aumenta, quindi distensione dei muscoli posteriori, lo andremo a fare tra un attimo. E poi il famosissimo rinforzo del quadricipite, perché il quadricipite è il muscolo più in assoluto in correlazione con l'infiammazione del ginocchio. Guarda qua questa persona che quadricipite ha, il lato destro, e quanto è svuotato il quadricipite del lato sinistro. Che cosa gli è successo a questa persona? È appena stata operata, ha ancora le bende, quindi grande infiammazione del ginocchio, immediato svuotamento del muscolo. Ma siccome nel corpo umano i collegamenti sono sempre nelle due direzioni, è vero che se aumenta l'infiammazione si svuota il muscolo, ma è vero che se piano piano rinforziamo il muscolo andiamo a ridurre l'infiammazione. Quindi fondamentalmente questo è quello che vogliamo fare: ridurre la tensione posteriore, aumentare la forza e resistenza della muscolatura anteriore, il quadricipite fondamentalmente. Andiamo a vedere come. Allora, riduzione della tensione posteriore lo facciamo contemporaneamente sia sui polpacci che sui muscoli posteriori della coscia. Lo facciamo con una sedia: più sarà alta questa sedia e più andiamo a creare tensione. Noi non vogliamo creare troppa tensione. Appoggio il piede sulla sedia, sto attento a non calpestare il mio tablet, nel quale ho un'immagine di una qualcosa che ti può aiutare molto oltre a questi esercizi, perché più la rieducazione completa meglio è il kit di pronto soccorso muscolare, ho chiamato così questo piccolo manuale gratuito, dove trovi una serie di esercizi e allenamenti completi proprio riguardanti questo tipo di problematiche. Quindi un'espansione della mia metodica e un'introduzione al mio corso vero e proprio sulla rieducazione dei problemi al ginocchio, sul miglioramento dei problemi al ginocchio. Lo trovi gratuitamente nei link che trovi, che ci sono nella descrizione del video, quindi vai a guardare la descrizione del video. Quindi dicevamo, appoggio il piede su una sedia e porto in tensione il polpaccio, portando la punta del piede verso di me. A questo punto raddrizzo la colonna e già qua ci potrebbe essere una tensione posteriore. Se è già una tensione significativa, basta così. Altrimenti la porto ad essere da 0 a 10, 5 o 6, piegandomi un po' in avanti. E da qua, massima ispirazione, massima espirazione. 3-4 respiri, 3-4 cicli per lato sono un buono standard per l'esercizio.
E vista la riduzione della tensione della muscolatura posteriore, passiamo al rinforzo dei quadricipiti, che si può fare in vari modi, ovviamente, per quello che ti invito a guardare il link nella descrizione e a scaricare il mio manuale gratuito. Qua ti propongo però una metodica semplice che è facilmente adattabile, diciamo così, al tuo caso. Ovvero, se il dolore al ginocchio non ti permette neanche di camminare, o meglio, impatta anche il tuo cammino in modo significativo, quindi magari dopo meno di un chilometro, diciamo, il tuo esercizio di rinforzo del quadricipite è sicuramente il sollevamento della gamba dritta. Una ventina da una parte, ventina dall'altra, 3-4 volte per lato. Quando diventa leggero ci metti una cavigliera. Benissimo. Se invece il dolore al ginocchio ti lascia abbastanza camminare, ma quando lo metti un po' più in tensione ti dà problemi, esempio scendere le scale oppure camminare in discesa, allora ci mettiamo un po' di carico, rendiamo l'esercizio un pochettino più difficile. Come facciamo a metterci un po' di carico ma non troppo? Sicuramente con il ponte monopodalico. Quindi questo esercizio, piego la gamba, spingo su in alto, spingo al massimo e ritorno. Certo, lavoro molto il gluteo, ma ho il carico anche sul quadricipite, ho il carico anche sul ginocchio, che è fondamentalmente quello che mi interessa. 15-20 da una parte, 15-20 dall'altra, 3-4 cicli sono un buono standard. E se il dolore invece ce l'hai soltanto in quando porti veramente il ginocchio sotto sforzo, un altro esercizio straordinariamente ben regolabile è quello della seggiola, quello che si faceva fare alle scuole medie di rinforzo. Braccia lungo i fianchi, contro una parete o contro una porta, ginocchia ben vicine, più affondo e più l'esercizio diventa difficile, più sono alto e più ho diminuito ovviamente la tensione sul quadricipite e sul ginocchio. Qua miro a tenere dai 30 ai 60 secondi, poi riposo ovviamente e faccio un 3-4 serie. Molto interessante anche il fatto che più porto indietro i piedi, più aumenta la forza di taglio sul ginocchio. Nelle persone che hanno dolore veramente soltanto in sotto forte sforzo, creare un po' di forza di taglio sul ginocchio può essere sicuramente quello che ci dà il quid in più. Devo però essere in grado di mantenere la posizione senza dolore almeno un 45-60 secondi in quel caso. Ed ecco qua, un esercizio di distensione della muscolatura posteriore, uno di rinforzo della muscolatura anteriore e ho fatto le basi della rieducazione del ginocchio. Ovviamente, come dicevo, ti invito ad andare oltre, ti invito a scaricare il mio manuale gratuito, il mio kit di pronto soccorso muscolare, lo trovi gratuitamente nei link che sono nella descrizione del video. Ed ecco qua, per il video di oggi è tutto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali, mi raccomando, ci vediamo alla prossima!